Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti a questo appuntamento con le lezioni di scienza di Mondadori Education. Mi presento, sono Rita Occhipinti e all'interno della redazione scientifica di Mondadori Education mi occupo di progettazione editoriale dei corsi di fisica e di tutte quelle attività come questa che sono poi legate anche alla formazione su questa disciplina. Oggi ci occupiamo di fisica dei sistemi complessi e sono davvero molto molto contenta di fare questo evento con la professoressa Roberta Sinatra. Eccola qui. Buonasera, ciao Rita. Ciao Roberta, io e Roberta ci diamo del tu, non riusciamo a fare altrimenti perché ci conosciamo da... Roberta ha fatto una bellissima carriera, adesso ve la presento. Eravamo compagne di corso all'università a fisica teorica e quindi adesso ci ritroviamo per fare questo evento di formazione per i docenti. Roberta Sinatra è professoressa associata di Scienza dei Dati e Scienza delle Reti all'Università di Copenaghen, è esperta esterna al Center for Social Data Science di Copenaghen e alla Fondazione ISI di Torino. Roberta ha studiato fisica teorica all'Università di Catania e alla Scuola Superiore di Catania. Da lì ha fatto ricerca a Vienna, Londra, Boston e adesso si è stabilita a Copenaghen e la sua ricerca in fisica dei sistemi complessi, reti complesse, è stata pubblicata sulle riviste più prestigiose scientifiche come Nature, come Science, ma è arrivata anche su quotidiani di prestigio internazionale come il New York Times, il Guardian e in Italia ha parlato di lei il Corriere della Sera. Roberta Sinatra oggi appunto insegna fisica dei sistemi complessi ed è senza timore di essere smentita, voglio dire, sicuramente uno degli esperti più autorevoli con cui possiamo parlare di questo argomento. Quindi sono davvero molto contenta di presentarvela. Oggi appunto parliamo di fisica dei sistemi complessi. Per la prima volta i sistemi complessi sono stati nominati nelle motivazioni per il premio Nobel. Era il 5 ottobre del 2021. E come sapete, si è parlato tantissimo, in particolare di quest'ultimo premio Nobel per la fisica, perché uno dei vincitori è l'italiano Giorgio Parisi, e la motivazione del Nobel è per i contributi, lo leggo in modo da dirlo nella maniera corretta, per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi fisici complessi. E sul comunicato stampa del Nobel si legge: i sistemi complessi sono caratterizzati da casualità e disordine e sono difficili da comprendere. Il premio di quest'anno è un riconoscimento ai nuovi metodi per descriverli e per predirne il comportamento a lungo termine. Questo per dirvi l'estrema attualità di questo tema che andiamo ad affrontare oggi. Non tocca a me definire i sistemi complessi, anche perché, come vi spiegherà tra poco Roberta, la faccenda non è affatto banale. E quindi, prima di lasciare la parola a Roberta, vi do un paio di informazioni, diciamo di servizio. Potete fare la vostra domanda utilizzando direttamente il QR code che vedete sullo schermo, non so esattamente dove, rispetto a dove vedete me, e il codice per la domanda è 2603, quindi tuadomanda.it con questo codice oppure direttamente con il QR. Io raccoglierò le vostre domande e poi le porrò a Roberta Sinatra alla fine della presentazione che durerà circa 45 minuti, in modo proprio da avere uno spazio dopo per una interazione. Non le rubo altro tempo, lascio la parola a Roberta e buona lezione e buon ascolto a tutti voi. Grazie mille, grazie Rita per la presentazione dettagliata. Sì, io entrerei direttamente nel vivo della questione, vorrei
vorrei parlare immediatamente di sistemi complessi. E lo faccio, inizierò presentando tre fenomeni diversi e poi capiremo successivamente cosa questi tre fenomeni hanno in comune. Allora, il primo riguarda i protagonisti che vedete in foto. Questa foto è stata scattata nelle Smoky Mountains, nel Parco Nazionale delle Smoky Mountains in Tennessee, quindi negli Stati Uniti, e il giallo che vedete non sono fiori, ma si tratta di lucciole, insetto lucciole, in particolare il nome scientifico è Photinus carolinus. E i fortunati visitatori che vanno in questo parco del Tennessee tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, di notte, possono vedere appunto questo spettacolo di lucciole che si accendono e si spengono, quindi emettono luce, e vedranno un fenomeno particolare. Ecco, vedranno, partita l'animazione nel momento, ecco qui, vedranno delle lucciole che si accendono e si spengono all'inizio in maniera casuale, come tante lampadine appunto si accendono e si spengono. Man mano, col trascorrere del tempo, queste lucciole si sincronizzeranno e vedremo delle vere e proprie onde di luce, con lucciole che simultaneamente emetteranno e simultaneamente si spegneranno. Questo fenomeno della sincronizzazione delle lucciole era un fenomeno non spiegato fino all'inizio degli anni 90, cioè si cercava di dare una spiegazione biologica a come le lucciole riuscissero a coordinarsi e emettere tutte insieme. Negli anni 90 si è riuscita a dare una spiegazione al fenomeno, si è riuscita a riprodurre il fenomeno usando delle leggi matematiche, leggi di dinamica. Vediamo cosa succede. Le lucciole, vedete sul schermo delle lucciole che si accendono e si spengono in maniera indipendente. Ora, ogni lucciola ha una propria fase e un proprio ritmo, una propria velocità angolare. Quindi alcune lucciole si accendono e si spengono ogni, per esempio, secondo, altre lucciole si accenderanno e spegneranno ogni 1,5 secondi e giù di lì. Questo se le lucciole non interagiscono tra di loro. In realtà le lucciole non sono indipendenti, quello che fanno è osservare le vicine, vedere con che fase, con che ritmo le vicine si accendono e si spengono. E quello che fanno è aggiustare la propria fase, la propria velocità di fase, in base a quello che fanno le vicine. Quindi se noi in questa simulazione accendiamo l'interazione con i vicini, vedremo che all'inizio le lucciole si accendono e si spengono ancora un po' a caso, ma pian piano vedremo un fenomeno di sincronizzazione. Ecco, già lo vediamo, vediamo queste onde di luce e si accendono, si spengono insieme. Se perturbiamo il sistema, creando un po' di disordine, ma lasciamo le interazioni accese, vedremo di nuovo un'accensione casuale e di nuovo le onde che si ripresentano. Ok, questi fenomeni di sincronizzazione delle lucciole sono regolati da delle semplici equazioni differenziali, si chiamano equazioni di Kuramoto, che mostrano come le lucciole si influenzano a vicenda. Quindi qui vediamo
vediamo la velocità, il cambiamento di fase, la velocità con cui la lucciola cambia la propria fase, e vediamo che c'è una costante. La costante, se ci fosse solo questo termine, le lucciole sarebbero tutte indipendenti. In realtà c'è anche un altro termine, un termine con il seno e le fasi delle vicine, e questo, quello che significa questo termine è che ogni lucciola rallenta o accelera un pochino in base alla fase media delle lucciole vicine. Ebbene, se si implementano queste equazioni, si simulano, si vedono il fenomeno che vi ho mostrato nella slide immediatamente precedente, e possiamo spiegare come le lucciole si sincronizzano tra di loro. Adesso parliamo del secondo fenomeno. Il secondo fenomeno riguarda sistemi sociali, sistemi dove i costituenti siamo noi, siamo gli individui. In particolare, siamo interessati a capire come gli individui si muovono tra di loro, si muovono nello spazio senza un controllo centrale, senza che qualcuno all'alto, insomma, dia le indicazioni a tutti quanti, e si è interessati a creare dei modelli che spiegano come la massa di persone riescono ad andare da A a B, navigando una città, navigando per esempio un incrocio trafficato come quello in un video, senza creare ingorghi, senza accalcarsi e così via. Fino a qualche tempo fa si pensava che per modellizzare una folla di individui che si muovono bisognava conoscere le caratteristiche personali, le caratteristiche socio-psicologiche, se volete, di ogni individuo, cioè capire come l'individuo si comporta in presenza di altre persone. Gli ultimi 20-30 anni di ricerca hanno mostrato che non è necessario. Per creare dei modelli di mobilità umano, dei modelli di traffico, non è necessario conoscere le caratteristiche individuali, le caratteristiche personali, ma si possono usare dei modelli, per esempio, ispirati alla fisica statistica. Ups, scusate. E questi modelli sono modelli fondamentali perché permettono, per esempio, di capire come gestire situazioni con alta densità di umani e possibilmente situazioni dove possono esserci momenti di panico e quindi un improvviso cambio delle regole di mobilità. Per esempio, sullo schermo vedete una foto presa scattata alla Love Parade, alla Parata dell'Amore di Duisburg del 2010, dove un falso allarme ha creato un momento di panico e la folla ha cominciato a muoversi con delle regole diverse, regole motivate da panico, e vi sono stati uno degli incidenti mortali, alcune persone sono rimaste schiacciate. Una folla come quella della parata di Duisburg si muove utilizzando interazioni locali, non c'è una regola centrale, non c'è nessuno che dà direzione, appunto, non istruisce il movimento dall'alto. Per modellizzare, perché è un modello di persone che si muovono, come nella parata di Duisburg, come nell'incrocio di prima, possiamo usare dei modelli di sistemi di particelle semoventi. Queste sono particelle che hanno già una direzione ben prestabilita. Per esempio, le persone della parata vogliono seguire la parata, quindi hanno un'idea ben precisa di dove vogliono dirigersi. Questo sistema di particelle semoventi vengono anche simulate forze di repulsione e frizione basate sulla distanza e sulla densità. Quindi, se ci muoviamo in una folla, cerchiamo, facciamo dei movimenti che cercano di evitare le persone intorno a noi, nelle immediate vicinanze.
però ecco, siamo più tolleranti se la densità è molto alta, se ci sono molti individui. E poi in questi modelli ci sono delle forze di repulsione rispetto ad ostacoli. Nessun umano, se vede un muro, ci va a sbattere contro, lo evita. Questi modelli sono molto di successo nel riprodurre come le persone, come gli individui si muovono, e sono utilissimi perché mostrano che, per esempio, dei muri o degli ostacoli, dei pilastri ben piazzati, hanno il risultato inaspettato di disperdere le persone piuttosto che creare delle calche, e quindi di evitare o ridurre la probabilità che, appunto, se c'è un attimo di panico, un momento di panico e ci si comincia a muovere più velocemente, ci si schiacci, ci si calpesti, ecco. Quindi possono essere utilizzati, per esempio, per creare piani di evacuazione da stadi o da strutture con alta densità di popolazione. Il terzo esempio che vi voglio mostrare è un esempio, un fenomeno che si è verificato l'11 settembre del 2001 durante l'attacco delle Torri Gemelle. Ecco, quello che molti non sanno è che mentre si verificava la tragedia dell'attacco alle Torri Gemelle, parallelamente c'è stato un malfunzionamento generale di tutto il sistema internet, internet primordiale del 2001, ma già abbastanza utilizzato in tutto il pianeta per distribuire informazioni. Qua, quando parlo di internet, non intendo il web, non intendo le pagine che cerchiamo e insomma che visualizzeremo informazioni, ma per internet intendo la rete fisica, il sistema di server connessi con cavi fisici alle quali vengono richieste delle informazioni. Ogni qualvolta cerchiamo, mandiamo una ricerca, per esempio qual è il tempo oggi, decidiamo nel nostro browser, quella richiesta viene mandata ad un server che manderà la richiesta ad un altro server fino ad ottenere le informazioni. Quindi c'è una rete fisica di computer collegati tra loro e veri e propri cavi, per esempio ci sono diversi cavi che attraversano l'Atlantico per collegare server in Europa e in America. Ora, durante l'attacco alle Torri Gemelle, c'è un nodo molto importante di internet, della rete internet, di sotto del World Trade Center, di sotto delle Torri Gemelle, che è andato distrutto. Quel momento molte persone cercavano di ottenere informazioni riguardo l'attacco, quindi mandavano delle richieste sulla rete, delle richieste per scoprire che cosa fosse successo. Queste richieste venivano inviate al nodo sotto le Torri Gemelle, che non rispondeva, ovviamente. Allora, per via dei protocolli di internet, quelle richieste venivano ridistribuite ad altri nodi delle vicinanze e, visto l'alto aumento delle richieste in quel momento, altissimo volume di richieste in quel momento, fece collassare, mandò in malfunzionamento anche i nodi vicini, per cui si è creato un effetto a cascata che ha portato a un malfunzionamento generale di tutta la rete. Ecco, qui vediamo la rete internet e vediamo dei puntini, questi sono i server e le linee, i link tra i puntini indicano le connessioni tra i server. Si può spiegare il malfunzionamento di internet con dei modelli di percolazione che vengono utilizzati molto in fisica statistica. Allora, cosa hanno in comune questi tre esempi? Questi tre sono esempi di sistemi complessi. E in tutti e tre i casi noi abbiamo delle regole semplicemente, delle regole locali. Non c'è un controllo, qualcosa globale che dice alle lucciole come sincronizzarsi, o su internet non c'è un interruttore generale che spiega come
mandare le richieste di informazioni attraverso la rete, o nel caso dei movimenti degli umani non c'è nessuna voce che ci dice dove spostarci e come muoverci. Eppure, nonostante ci siano delle regole semplicemente, dei fenomeni semplicemente locali, questi tre esempi mostrano che c'è ci sono degli effetti globali. La sincronizzazione delle lucciole riguarda tutto lo sciame delle lucciole, il malfunzionamento di internet ha riguardato la stragrande maggioranza di tutti i nodi della rete. Se c'è un momento di panico in una parte della folla, questo panico si può propagare all'intera folla. Quindi locali vediamo un comportamento emergente, un qualcosa di globale. Gli esempi di sistemi complessi, ci sono tantissimi sistemi complessi, forse è più semplice dire che cosa non è un sistema complesso piuttosto che selezionare, fare una lista esaustiva di tutti i sistemi complessi, però ecco, degli esempi sono appunto le lucciole, come abbiamo visto, il fenomeno di sincronizzazione, i sistemi sociali, cioè i sistemi dove noi umani siamo le parti fondamentali, internet, quindi infrastrutture create dall'uomo possono costituire un sistema complesso, gli ecosistemi dove specie diverse dipendono l'una dall'altra, per esempio perché fanno parte della stessa catena alimentare, anche questi sono importantissimi sistemi complessi, il traffico, quindi la combinazione di sistema sociale più infrastruttura genera traffico, questo pure un sistema complesso, o sistemi economici e finanziari hanno pure le caratteristiche di un sistema complesso. Ora, diremo un po' meglio come individuare i sistemi complessi, però prima di farlo voglio dire che voglio spiegare che cosa non è un sistema complesso. Ora, un sistema complicato non è necessariamente un sistema complesso. Se io prendo un'automobile, tutte le parti dell'automobile, si parla di decine di migliaia di pezzi, tutti interdipendenti tra di loro, costituiscono certamente un sistema complicato. Eppure non si tratta di un sistema complesso. Se io schiaccio l'acceleratore di un'automobile, so prevedere perfettamente cosa farà quell'automobile. Accelererà. Se giro se muovo il volante, so prevedere il comportamento dell'automobile. Quindi, pur essendo un sistema complicato, un'automobile è deterministica, sappiamo come si comporterà. Un sistema complesso, invece, può essere un sistema apparentemente semplice, il sistema delle lucciole non sembra essere un sistema complicato, formato da molte parti diverse, eppure può esibire un comportamento complesso, può essere un sistema complesso. Quindi un sistema complicato non è necessariamente un sistema complesso, è un sistema apparentemente semplice, può essere un sistema complesso. Allora, pur avendo ormai alle spalle quasi 40 anni, forse anche di più 50 anni, di teoria della complessità, tuttora non esiste una definizione formale di sistema complesso. Esperti sistemi complessi non si mettono d'accordo, non trovano una unica definizione che sia valida per tutti i sistemi complessi. Quello che possiamo fare è dare una definizione operativa di sistema complesso, cioè possiamo fare una lista delle caratteristiche tipiche che vediamo nei sistemi complessi. Queste caratteristiche sono presenti tutte nei sistemi complessi o me ne sono una buona parte, che ci permettono di capire cosa è un sistema complesso e cosa non lo è. Allora, vediamo queste caratteristiche. La più importante, di cui ho già accennato, è quella del comportamento emergente. Cosa significa? Diciamo normalmente che il tutto
è più della somma delle parti. Lo studiare le parti singolarmente, individualmente, senza considerare le interazioni tra le parti, non ci permette di prevedere il comportamento globale del sistema. Facciamo subito un esempio. Al giorno d'oggi abbiamo una comprensione abbastanza dettagliata di come funziona un neurone. Abbiamo una descrizione, abbiamo dei modelli, sappiamo come un neurone funziona, quindi i suoi dendriti, le sinapsi, i suoi aspetti biologici e così via. Eppure non riusciamo a prevedere, a capire, abbiamo una comprensione minima dei processi emergenti globali dei sistemi di neuroni, quindi del cervello. E non parlo solo del cervello umano, anche di sistemi molto più piccoli. È molto difficile simulare, riprodurre il cervello di un insetto o di un gatto. Quindi pur conoscendo le parti, pur conoscendo come funzionano i neuroni, l'interazione, il sistema dei neuroni dà luogo, dà vita a un sistema, un comportamento emergente, a diversi comportamenti emergenti nel caso del cervello. Un altro esempio ci viene fornito dagli ecosistemi. Non possiamo prevedere l'evoluzione o come cambiano gli ecosistemi studiando le singole specie singolarmente. Quindi è molto difficile capire cosa succederà a un intero ecosistema se, per esempio, osserviamo una moria di conigli senza considerare tutte le interdipendenze dei conigli con le altre specie presenti nell'ecosistema. Quindi, per esempio, per questo motivo si parla tanto di biodiversità, l'importanza della biodiversità. Nonostante alcuni animali possano nutrirsi di altre specie, se ne viene a mancare una, ecco, la riduzione della biodiversità può portare comportamenti emergenti, può portare delle cambiamenti all'intero ecosistema che sono difficilmente prevedibili. Altre caratteristiche importanti dei sistemi complessi sono le interazioni non lineari tra le parti interdipendenti. Quindi abbiamo un sistema di molte parti interdipendenti e queste le interazioni che ci sono tra queste parti sono non lineari. Nel caso delle lucciole che abbiamo visto all'inizio, abbiamo visto che c'è un'interazione tra le diverse lucciole che è modulata dal seno, la differenza di fase tra le lucciole. Quindi abbiamo qui una interazione che è di tipo non lineare. Quasi tutti i sistemi complessi sono dominati da interazioni di tipo non lineare. E queste interazioni non lineari sono importantissime nel predire o al contrario nel determinare la mancanza di predicibilità dei sistemi complessi. L'importanza delle interazioni non lineari è stata studiata da Edward Lorenz, è stato il primo a studiarne, poi c'è stato un filone di ricerca molto florido per diversi anni. Lorenz era uno scienziato all'MIT e utilizzava un computer chiamato LGP30, un computer che ai tempi costava l'equivalente di mezzo milione di euro di oggi. Utilizzava questo computer per creare delle simulazioni di equazioni differenziali che descrivevano il funzionamento dell'atmosfera. Erano delle equazioni semplificate per cercare di essenzialmente di prevedere il tempo, di prevedere il meteo. E cosa fece? Ups, adesso si è bloccato. Lorenz simulava queste tre equazioni differenziali che, come vedete, hanno dei termini non lineari, termini quadratici. E Lorenz un giorno decise di
rifare delle simulazioni, di ripetere delle simulazioni effettuate il giorno prima. Prese le stesse condizioni iniziali della simulazione del giorno precedente e le prese queste condizioni iniziali e le arrotondò alla terza cifra decimale e fece ripetere la simulazione e trovò qualcosa di sorprendente. Le due traiettorie che partivano praticamente dallo stesso punto a meno di un arrotondamento alla terza cifra decimale, man mano scorreva il tempo, divergevano. Le traiettorie diventavano completamente diverse. Adesso non vedete su schermo, non so per quale motivo, bene la simulazione, ma ci sono due traiettorie, una in verde e una in blu. Queste sono due traiettorie che partono dalle stesse condizioni iniziali, meno di un arrotondamento alla terza cifra decimale, e divergono nel tempo. E in particolare queste traiettorie dispongono su una forma che viene chiamata farfalla di Lorentz. Cos'è che ha imparato, cos'è che ci insegna Lorentz? Che i sistemi fisici possono essere completamente deterministici, oppure possono anche essere intrinsecamente imprevedibili se non conosciamo con infinita precisione le condizioni iniziali. E questa pre infinita precisione non l'avremo mai. Quindi nasce da qui la teoria del caos che dice che il presente determina il futuro, ma il presente approssimato non determina approssimativamente il futuro. Un altro modo per parlare di caos, in maniera forse un po' romanzata, è quando si dice che un battito di ali in Messico può generare un tornado in Florida, ma significa che c'è una fortissima dipendenza dalle condizioni iniziali e una piccola fluttuazione può generare un risultato completamente diverso. Al giorno d'oggi, col cambiamento climatico, questa è un'informazione fondamentale. Sì, il mezzo grado, il grado di surriscaldamento di cui si parla è tanto importante perché cambia moltissimo le condizioni iniziali e può portare a un capovolgimento può portare un'evoluzione del sistema globale completamente diversa da quella a cui siamo abituati, quindi anche lì c'è una forte dipendenza sulle condizioni iniziali. Per questo motivo, per esempio, vediamo una degradazione della barriera corallina, perché appunto quelle piccolissime fluttuazioni di temperatura, quelle fluttuazioni di temperatura che sembrano piccole, sono legate a delle equazioni dinamiche che divergono, che portano a divergenza. I sistemi complessi sono anche caratterizzati da molte scale e sono auto-organizzanti. Per esempio, dicevo che i sistemi economici sono dei sistemi complessi e in un sistema economico vediamo tante scale. Per esempio, vediamo un'economia locale fatta di imprese e di attività commerciali. Questa un'economia locale è parte di un'economia regionale o di un'economia nazionale che è parte, scusate, di un'economia globale. Quindi abbiamo scale diverse e non possiamo separare queste scale e studiarle in maniera completamente indipendente. Se ci sono problemi estesi su scala locale, prima o poi questi problemi avranno degli effetti anche su scala nazionale o globale e viceversa. In questi giorni osserviamo effetti di questo tipo. Quello che succede in un'economia diversa, come l'economia russa, l'economia dell'Ucraina, ha degli effetti sull'economia europea che ha degli effetti su scala nazionale, su scala locale, con aumenti, per esempio, del prezzo di tutti i generi alimentari o di tutti i beni di consumo. E
il fatto che il sistema economico è un sistema complesso e un sistema imprevedibile, per esempio, è mostrato come utilizziamo il petrolio. È molto facile prevedere quanto petrolio abbiamo bisogno giornalmente o in un mese. Quindi è molto facile prevedere i consumi del petrolio nel tempo. Lo possiamo fare, possiamo prevedere oggi quanto petrolio servirà il mese prossimo. Eppure è molto difficile prevedere il prezzo del petrolio. Il prezzo del petrolio fluttua tantissimo ed è difficile fare delle previsioni, soprattutto a lungo termine. Quindi il prezzo del petrolio non è semplicemente legato da una semplice legge di domanda e offerta, ma è legato da tanti eventi interdipendenti tra di loro che costituiscono le fluttuazioni, che appunto fanno fluttuare il prezzo. Un'altra caratteristica dei sistemi complessi è la presenza di connettività e di spazi non euclidei. Un modo molto efficiente di successo per rappresentare un sistema complesso è utilizzare un network, in inglese una rete, dove i nodi rappresentano i singoli costituenti del sistema complesso e i link, queste linee, rappresentano le interazioni lineari o non lineari di cui abbiamo parlato precedentemente. Per esempio, in un sistema sociale, possiamo rappresentare un sistema sociale dove i nodi sono individui, siamo noi, e i links sono le relazioni sociali, come parentela, amicizia, rapporti di lavoro. Oppure possiamo avere un altro network dove i nodi sono neuroni e i link sono le sinapsi. Possiamo utilizzare una descrizione in termini di network, in termini di rete per il nostro cervello. Oppure le pagine web, insomma, possono essere nodi e i link sono gli hyperlinks, proprio i collegamenti su cui clicchiamo con il nostro mouse e ci portano su un'altra pagina. Quindi le reti sono delle astrazioni di sistemi complessi. E queste reti sono la colonna vertebrale, costituiscono la colonna vertebrale dei sistemi complessi. Cosa significa? Così come il paleontologo riesce dallo scheletro di un dinosauro ricostruire delle informazioni riguardo il dinosauro come essere vivente, così noi scienziati di sistemi complessi, guardando il network, studiando il network, è una versione semplificata di un sistema complesso, riusciamo a dire molto su cosa può succedere al sistema complesso. E per moltissimo tempo, fino agli anni 90, si pensava che queste reti avessero delle proprietà casuali, fossero delle reti random, dove i nodi sono le parti del sistema e i collegamenti del sistema sono a caso. E in particolare si pensava che più o meno tutti i nodi avessero lo stesso numero di connessioni. Ecco, quindi se contiamo quanti link sono incidenti su un nodo, si pensava che più o meno tutti i nodi avessero lo stesso numero di link. E quindi si parlava di reti poissoniane perché la distribuzione era delle connessioni era poissoniana. Quando abbiamo cominciato ad avere grandi mole di dati sulle reti, abbiamo visto che in realtà le reti sono molto lontane dall'essere random. Se guardiamo i nodi e il loro numero di connessioni, vedremo che ci sono tantissimi. La stragrande maggioranza di nodi che ha poche connessioni, pochissime connessioni, mentre ci sono dei pochi nodi, rari nodi, chiamati hubs in inglese, hub, che hanno invece tantissime connessioni. Se andiamo a guardare la legge, la distribuzione delle connessioni di questi nodi, troveremo una legge di potenza. Quindi non una distribuzione poissoniana, ma una legge di potenza. E per capire meglio cosa significa avere una rete con una distribuzione di potenza, possiamo guardare questo video dove vediamo il web, una parte del web. Vediamo che ci sono dei nodi con tantissime connessioni,
ma solo una manciata di questi nodi. Pensate a siti web come Facebook o Amazon, questi sono nodi con tantissime connessioni, ma appunto ce ne sono una manciata, sono soltanto pochi di queste, questi siti. La maggior parte dei nodi hanno pochissime connessioni e sono connessi a questi hub. Ups, scusate. Perché è importante? La presenza delle leggi di potenza dei hub mostra che il comportamento delle reti reali è molto diverso dal comportamento delle astrazioni, delle reti con cui lavoravamo fino a un paio di decenni fa con le reti random. Per esempio, l'importanza delle leggi di potenza e dei hub è passata agli occhi di tutti nella recente pandemia. La presenza dei hub su una rete accelera tantissimo la distribuzione, la diffusione di un agente patogeno, di un'epidemia. E in particolare, una rete con dei hub ci mostra anche che lo spazio rilevante per il sistema complesso non è lo spazio fisico al quale siamo abituati, lo spazio euclideo, ma lo spazio della rete, lo spazio topologico della rete. Cosa significa? Se io prendo la rete degli aeroporti, qui vedete la rete degli aeroporti nel mondo, stiamo osservando lo spazio euclideo, lo spazio fisico. In realtà si può vedere che un agente patogeno o anche un'informazione, qualunque cosa si diffonde sulla rete, non segue la geometria euclidea, ma segue la topologia della rete, dove nodi che apparentemente ci sembrano lontani sono vicini e nodi che sono vicini sono apparentemente lontani. Nell'esempio, in questo momento abbiamo Pechino, prendiamo Fiumicino. Ecco, il nodo centrale sarà l'aeroporto di Fiumicino. Possiamo vedere che un nodo come Dubai o un nodo come Pechino è vicino, tanto vicino a Fiumicino, tanto vicino a Fiumicino tanto quanto un nodo come Amsterdam o come Francoforte. Quindi la distanza rilevante non è quella euclidea, ma quella data dalla rete. Quindi sono questi tipi di informazioni, questo tipo di reti che si utilizzano per simulare e per prevedere l'andamento di un'epidemia o come viaggia l'informazione. Infine, caratteristica fondamentale delle reti è la capacità di autonomia e adattamento. Su questo video vedete, scusate, vedete dei pipistrelli che volano, si stanno al tramonto, stanno tornando nella caverna dove passeranno la notte e questi pipistrelli sembrano quasi seguire una strada come se avessero una strada ben definita da seguire. Una cosa del genere, un fenomeno simile lo vediamo anche qui. Vediamo un banco di pesci e si muove. Sembrano seguire delle regole ben specifiche di movimento. In realtà le regole sono soltanto locali. E non appena si verifica una perturbazione in una parte del sistema, la vedremo tra pochi secondi, come un cambiamento della temperatura, una corrente o la presenza di un predatore, immediatamente il sistema si muoverà, esattamente, si muove collettivamente e prende per esempio una nuova direzione, si sposterà. In questi due esempi, di nuovo abbiamo regole locali,
semplicemente regole locali, e il sistema riesce a adattarsi a nuove condizioni. Anche questo genere di sistemi si possono modellizzare, e in particolare possiamo vedere che un sistema di particelle dove i singoli costituenti hanno un raggio di attrazione e di repulsione con le altre parti del sistema, mantengono un certo allineamento e cercano di muoversi verso un centro di massa determinato dai primi vicini si stima essere circa 7, primi vicini intorno all'individuo, quindi un sistema di questo genere ha un comportamento adattivo. Vediamolo in una simulazione. Qui possiamo cambiare i diversi parametri di cui abbiamo discusso, ma se facciamo parte della simulazione vedremo che si formeranno delle strutture dove le particelle, in questo caso potrebbero essere dei pesci o degli uccelli, si muovono insieme. Se arriva una perturbazione che cambierà l'allineamento o il movimento di una o poche di queste particelle, l'intero sistema riuscirà ad adattarsi, a captare questa informazione con le regole locali, a muoversi in un'altra direzione. Questo sistema che ho appena mostrato è stato studiato ampiamente dal premio Nobel Giorgio Parisi, cui ho accennato, Rita durante l'introduzione, e in particolare il professor Parisi ha studiato insieme a questi sistemi e tanti altri sistemi, e ha applicato regole di fisica statistica che permettono di capire, di prevedere parte del comportamento nonostante l'impredicibilità e la dipendenza dalle condizioni iniziali. Gli altri scienziati che hanno ricevuto il premio Nobel insieme al professor Parisi hanno effettuato degli studi di climate change, di cambiamento climatico, hanno permesso di ridurre l'imprevedibilità del sistema e di dare delle predizioni più attendibili riguardo al possibile cambiamento del clima dovuto alla perturbazione della temperatura. Quindi, perché i sistemi complessi si studiano in fisica? I sistemi complessi vengono studiati anche in tante altre discipline. L'approccio che ci dà la fisica, alcuni dei concetti che utilizziamo in fisica sono particolarmente utili nel riuscire a capire il comportamento emergente date le parti e date le interazioni tra le parti. Quindi si usano tantissimo gli approcci della termodinamica, in generale della fisica statistica, si usano molto gli approcci che vengono dai sistemi dinamici, che dipende dal paese, vengono considerati una branca della matematica o della fisica teorica, e della teoria dei grafi. Quando studiamo la rete che costituisce un sistema complesso, utilizziamo la teoria dei grafi, quindi questi approcci sono stati molto di successo. In realtà, la scienza della complessità è una disciplina giovane, non è soltanto fisica dei sistemi complessi, la parte di fisica è importantissima, è stata appunto molto di successo. In realtà nella scienza della complessità convergono tantissime discipline, e come vedete l'immagine non è semplice, ci sono tantissimi contributi dall'economia, dalla matematica, dalla chimica. Ecco, quindi
preferisco di solito parlare di scienza della complessità, non solo di fisica dei sistemi complessi, ed è importante capire che la scienza delle complessità ha una dimensione interdisciplinare. I problemi di oggi, tantissimi problemi di oggi, non possono essere risolti utilizzando soltanto un approccio o senza un dialogo tra scienze diverse. Quindi i problemi del cambiamento climatico o la diffusione delle cosiddette fake news, delle bufale, della non informazione, o cosa succede a una rete di approvvigionamento, per esempio di gas, quando si verifica una guerra. Sono tutti problemi che richiedono un approccio da tante discipline, una sinergia da tanti scienziati e una voglia ovviamente di dare soluzioni ai problemi del nostro secolo, appunto delle soluzioni in coro. Per questo io vi voglio lasciare con una profezia che a quanto pare si è avverata, data da Stephen Hawking circa 40 anni fa, che diceva «I think the next century will be the century of complexity». Penso che il prossimo secolo sarà il secolo della complessità. Sicuramente un secolo complesso è anche un secolo dove sappiamo studiare sistemi complessi e possiamo dare delle soluzioni con tutto quello che abbiamo imparato finora. Grazie mille. Grazie mille Roberta per questa bellissima lezione. E faccio una primissima riflessione perché in generale su quello che è il ruolo dei fisici in questa disciplina, come ci hai giustamente detto, è una disciplina caratterizzata dal dialogo con altre discipline scientifiche. Faccio una riflessione che non so se ti trova d'accordo. In qualche modo la fisica teorica, prima di questo grande avvento dei sistemi complessi, fisica in generale, ma teorica in particolare, si era concentrata su appunto l'infinitamente grande, l'infinitamente piccolo. In qualche modo questa branca della fisica ha riportato la fisica su fenomeni che sono su scala umana, cioè ci hai fatto vedere su cose che noi vediamo davvero, ci hai fatto vedere appunto stormi di uccelli, sistemi biologici, folle che si muovono. È come se la fisica teorica fosse tornata a occuparsi di fenomeni su scala umana. Ecco, questa è la prima riflessione che mi viene da fare. Sì. Ed è vero, devo dire, è anche quello che ha attratto me, perché ho iniziato a lavorare sui sistemi complessi, ma perché bellissimo studiare fisica delle particelle, o studiare astrofisica, ma sentivo il bisogno di toccare gli oggetti, no, che studiavo, che modellizzavo con mano. Vorrei dire che comunque è necessario anche un grosso livello di astrazione, è molto difficile a volte pensare, riuscire a fare quel salto che ti permette di creare un modello di individui che si muovono, e devi pensare all'individuo come un atomo sociale, come una particella. Quindi c'è comunque un grosso livello di astrazione, ma è questo dove ci aiuta la fisica, no? Creare di modelli semplici, descrizioni semplici di oggetti apparentemente complicati, complessi, dipende dalla situazione. Perché non è la stessa cosa, è stato chiarissimo, sì. Che complicato e complesso non è la stessa cosa. Allora io ti passo una domanda. È stato molto interessante vedere proprio quel cambio di visualizzazione tra lo spazio fisico euclideo e poi lo spazio topologico poi della rete, no? Sì. Quindi capisci che deve necessariamente esserci quell'astrazione che nominavi poco fa, un salto proprio di astrazione e di proprio paradigma nello studiare questo tipo di... quindi quella cambio di visualizzazione mi pone il pretesto, diciamo, per passarti una domanda. Quindi in qualche modo nella teoria dei sistemi complessi vuol dire che esistono
tante sicuramente definizioni di distanza e tante diverse definizioni di centro, ovviamente. Sì. Mm-hmm. È così. Assolutamente, è così. Ovviamente le definizioni dipendono dal sistema in questione, però ecco, un esempio ci è fornito immediatamente dal sistema, dei sistemi sociali. Ci viene spesso, diciamo, come piccolo il mondo, no? Quando troviamo una persona vicina, simile a noi o che conosciamo dall'altra parte del globo, no? Per esempio. E questo succede perché noi abbiamo la percezione della distanza fisica dall'altra parte del globo, in America, no? C'è quella persona, quindi siamo un po' lontanissimo, ma in realtà stiamo navigando lo spazio sociale. Nello spazio sociale tendiamo a interagire con persone che sono molto simili a noi, dove appunto la distanza è la similarità. Quindi dipende ovviamente come definiamo questa distanza, ma ci sono diversi tipi di distanze, sono completamente diverse da quelle apparenti. Quindi sì, la risposta in breve sì, ho voluto dare un esempio. Chiarissimo. Un'altra domanda riguarda le leggi di potenza. Ecco, abbiamo accennato alle leggi di potenza, ai sistemi descritti appunto da Power Law, e perché sono così importanti e quali sono in altri particolari sistemi che sono descritti da leggi di potenza? L'esempio che ci hai portato tu è internet, ovviamente, quindi questa caratterizzazione con hub e leggi di potenza. Quindi ci chiedono qualche altro esempio. Ecco. Quasi tutte le reti hanno distribuzioni a legge di potenza. È più difficile trovare una rete che non abbia una distribuzione a legge di potenza che una, appunto, la legge di potenza è onnipresente, mi sono inceppata un attimo. Per esempio, i contatti sociali. Ci sono delle persone, pochissime persone, che viaggiano tantissimo, che hanno tantissime interazioni sociali, ma la stragrande maggioranza degli individui interagiscono con poche persone, per esempio con la famiglia e con pochi amici. Quindi se studiamo sono state studiate recentemente, i contatti sociali sono molto importanti, per esempio per la diffusione delle epidemie, se studiamo la distribuzione di quante persone giornalmente vediamo, no? lo vediamo in una popolazione, vedremo una legge di potenza. Oppure nel cervello abbiamo dei neuroni che sono collegati a tantissimi altri neuroni, mentre ci sono delle strutture, la maggior parte delle strutture hanno poche connessioni, quindi anche se guardiamo le connessioni fisiche, no? che abbiamo nel cervello, vediamo una legge di potenza. In realtà ce ne sono veramente tante, le pagine del web, ne ho parlato, no? Internet, o l'internet fisico anche, quindi non soltanto il web, ma la rete fisica dei server. Ci sono dei server che sono collegati a tantissimi altri server, la maggior parte dei server sono collegati soltanto a questi nodi centrali. Sicuramente ci sono molti più esempi che mi stanno sfuggendo in questo momento, però le leggi di potenza sono molto comune. Dove non abbiamo leggi di potenza nelle reti? Per esempio nelle reti elettriche. Le reti elettriche sono risolto delle reti dove la legge è di tipo esponenziale, quindi abbiamo nodi che abbiano quasi tutti più o meno le stesse numero di connessioni. È fondamentale perché la presenza di hub creano una rete che è molto fragile e noi non vogliamo una rete elettrica fragile. Per esempio, se si rompe un nodo per un qualunque motivo, non vogliamo un malfunzionamento generalizzato. È vulnerabile sicuramente, ecco, quindi sì. E lì è voluto? Cioè, ovviamente è stata fatta così. Quanta consapevolezza c'è a voi? Allora, qui ingegneri elettrici, insomma, potrebbero potrebbero non lo so distinguere. Io penso che non ci fosse una consapevolezza, diciamo, dei motivi espliciti, cioè un'intuizione, no? Ovviamente se io ho un nodo che è molto vulnerabile perché confluiscono diverse connessioni, non lo voglio perché appunto è vulnerabile, quindi non vogliamo
un nodo di questo tipo, che però possa avere effetti globali. Questa è una scoperta recente, successiva. Okay. Quindi dell'importanza globale di fenomeni locali, questa è una cosa che è avvenuta solo successivamente, dopo l'invenzione dell'elettricità, per certo. Sicuramente successiva alla scoperta dell'elettricità. Ti faccio un'ultima domanda che riguarda te, esattamente. Il tuo lavoro di ricerca sui sistemi complessi, sulle reti complesse, esattamente ci hai raccontato tante cose, esattamente di cosa ti occupi tu? Di cosa mi occupo io? Allora, io al momento mi occupo di sistemi sociali e in particolare di come gli umani produciamo dati, che confluiscono in, per esempio, in algoritmi, e come i bias, gli errori sistematici o le opinioni che abbiamo come umani e che dove ci influenziamo tantissimo a vicenda. Noi pensiamo di avere delle opinioni solide, ma in realtà le nostre opinioni cambiano molto nel tempo, sono facilmente influenzabili. Ecco, come questi dati vengono presi dagli algoritmi e influiscono sulle predizioni che gli algoritmi ci danno. Quindi essenzialmente cerco di fare in modo, o cerco di capire come noi come umani, che effetto abbiamo sugli algoritmi, e gli algoritmi che effetto hanno a loro volta. Ci propongono delle notizie, delle fonti per le informazioni, che sono dettate anche, immagino, dal nostro modo di produrre dati, dal nostro stesso modo di produrre dati. Esattamente, assolutamente. Quindi se vediamo una persona diffusione, ovviamente, è decisamente il secolo della complessità, non posso smentire, non oserei mai. Assolutamente, ma sono problemi che abbiamo, che dobbiamo cercare di risolvere il prima possibile. Quindi la disinformazione, si dice disinformazione, giusto? È corretto, capisco che dopo tanti anni a non parlare in italiano si parla di misinformation, quindi è corretto. Informazione, no, disinformazione, si diffonde tantissimo nel nostro mondo, ma si diffonde anche per via degli algoritmi che abbiamo fatti, che vanno in automatico e che utilizzano i dati che diamo noi in pasto. Quindi noi vogliamo ovviamente degli algoritmi che distribuiscano l'informazione, ma vogliamo che minimizzino la disinformazione. È un problema complesso, perché è legato alle interazioni tra algoritmi e individui, essenzialmente. Quindi dobbiamo modellizzare entrambi. Perfetto, grazie mille Roberta, grazie. Il nostro tempo è finito. Io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, vi ricordo ai docenti che hanno partecipato che possono, nei prossimi giorni sarà disponibile l'attestato, e quindi ringrazio ancora tantissimo Roberta Sinatra. Grazie mille. A presto con le prossime lezioni di scienza. Grazie ancora a tutti e buon lavoro a te, Roberta. Allora aspettiamo. Grazie. Aspettiamo notizie dal futuro. Grazie per l'ascolto.